Diamo che hai fatto. I quattro evangelisti narrarono la storia di Gesù, presentandola come la morte e dando grande rilievo alla sua passione, morte e risurrezione. Ecco come potrebbe averne parlato Marco alla sua comunità di Trastevere, a Roma. Gesù fu fatto catturare per invidia dai pontefici e da parecchi membri del sinedrio ebraico, perché con le sue prediche contro i loro privilegi e frodi suscitava l'entusiasmo del popolo a suo favore e contro di loro. Non vollero convertirsi e perciò hanno trovato il modo di condannarlo come un bestemmiatore contro Dio, per essersi proclamato Messia re e figlio di Dio. E hanno poi spinto Pilato a metterlo in croce sotto la falsa accusa di rivoluzionario politico contro l'imperatore romano. Nello stesso periodo, anche due storici non cristiani si interessarono alla vicenda, Giuseppe Flavio e Romano Tacito. Giuseppe Flavio, un sacerdote ebreo di Gerusalemme, capo della rivolta contro Roma nel 66, passato poi ai Romani, così annotava scrivendo la storia del suo popolo. Ora ci fu, verso questo tempo, Gesù, uomo sapiente, era infatti autore di opere straordinarie, maestro di uomini che accolgono con piacere la verità. Attirò a sé molti giudei e anche molti pagani. Costui sarebbe stato il Cristo. E avendo Pilato, per denuncia degli uomini principali tra noi, unito lui di croce, non desistettero coloro che da principio lo avevano amato. Essi raccontavano che egli era apparso vivo nei giorni dopo la sua crocifissione. E ancora non è venuto meno il gruppo che da costui sono chiamati cristiani. Lungo tutti i secoli la storia fu rivissuta poi in una miriade di modi e ricorrendo a tutte le arti umane. Rudolf Hess, quotato studioso del Vangelo di Marco, sostiene che il processo di Gesù continua e l'ebreo Riccardo Calimani, nel suo libro Gesù l'ebreo del 1990, così parla del Nazareno. Il Nazareno, fosse egli un rivoluzionario politico, come hanno sostenuto numerosi storici, fosse egli un rivoluzionario morale, era certo, a causa della radicalità delle sue idee, un giudeo molto osservante della legge mosaica, che magari interpretava con originalità, ma senza alcuna volontà palese o occulta di trasgressione. La voce più recente è quella del Papa Giovanni Paolo II, che nel suo libro Varcare la soglia della speranza, così parla della salvezza. La via salvifica è quella della croce e della risurrezione. Il Dio che vuole che l'uomo viva gli si avvicina mediante la morte del figlio per rivelargli la vita, alla quale lo chiama Dio stesso. Dio ha abbracciato tutti con la croce e la risurrezione di suo figlio. Dio abbraccia tutti con la vita che si è rivelata nella croce e nella risurrezione,
e che sempre nuovamente prende inizio da essa. Tra le tante voci con cui fu reinterpretata in forma drammatica la passione di Cristo, vi è anche quella che noi ora vi proporremo. È la voce di un anonimo cristiano del 1800, forse un sacerdote delle nostre terre, che la mise in versi e la raccontò con accenti altamente. Eccomi al fine di Getsemani all'orto, eccomi al loco ove teggi io lasciarmi. Intanto questi momenti estremi non perdiamo, teneramente io vado, e voi, simile so che verso di me nutrite il cuore. Sarà dunque gli bel che così presto tu n'abbia abbandonato? Purtroppo, Pietro, l'ora fatale è già vicina. Ma orsù, fra questi ulivi, con Giovanni e con Giacomo t'ascondi e prega il cielo che di sue grazie abbondi. Io voglio qui restare alquanto solo, a temprar del mio cor l'ambascia e il duolo. Padre mio, se tu desideri ormai che sia distrutta la forza di Satan sul popolo nostro, umile a te il prostro. Dammi, ti prego, aiuto all'alma no, che è coraggiosa e forte, ma alla carne che è fiacca e indebolita. Sì, mio gran genitore, io non ricuso per placar l'ire tue andare a morte, perché so che del ciel le chiuse porte tosta apriransi ad ogni alma fida e pia.
arpeggio, il mio buon maestro. Là, tra gli empi giudei, stretto e legato. Dio pazzo, insensato, chiusi gli occhi a un languido riposo. L'ora estrema a passar qual neghittoso. Ah, mio Signore, perdona al discepolo tuo questo trasporto, che se di loco in loco sempre ti seguitai fino in quest'orto, adonta ancor della più cruda sorte, seguirti mi vedrai fino alla morte. Dunque, Fausto riuscì la nostra impresa, l'indegno impostore, è incatenato, è preso. E io, mio amico, qual fie in loco che in avvenir celebre sarà per sì grand'opera. Il nemico era dentro a quell'orto. Di Getsemani? Di Getsemani, appunto. Entrammo e dopo un tortuoso giro, il ladro, sotto un vasto cedro annuso, quel lepre imbelle vi scoprimmo ascoso. E allora dimmi, che avvenne? Poiché sapete essere da noi scoperto e dallo scampo ormai chiusa ogni via, usò sue forze estreme e a ferirci tentò con la magia. Infame mostro! Ci fe, non nego, cader bocconi al suolo, ma ben presto sorgemmo e più feroci l'assalimmo e lo legammo. Quindi, di catene carco, davanti al gran Caifasso, arbitro del supplizio e del perdono, lo trascinammo. Odi, ancor delle catene, scosse si sente il rumore. Ebbene, colà, nelle vicine stanze trascinate il superbo, e fra gli oltraggi, le beffe, e fra i dispetti, il tempo a lui di presentarsi aspetta. Gesù è stato fatto prigioniero dagli emissari dei sommi sacerdoti, i quali, preoccupati per la sua predicazione o forse preoccupati per il proprio potere sul popolo, vedono vacillare, hanno decretato che sia condannato a morte in quanto corruttore del popolo e bestemmiatore. Egli aveva infatti affermato di essere un re, anche se di un regno che non è di questo mondo, e persino di essere il figlio di Dio, quel liberatore annunciato dai profeti e che gli ebrei aspettano da secoli. Ma non tutti i sacerdoti sono d'accordo sulla sua colpevolezza. Ascoltiamo. Amici, ai voti nostri fu il ciel propizio, e quando mentre dea lo scaltro seduttor del popolo nostro, anzi, al cospetto vostro, sue false scuse degli errori commessi, ad ora io gli concessi, non per destare in sé pietà o perdono, ma perché son ciascuno le proprie offese rivolgendo in mente con quel rabbino altero sfogarsi possa quando il sia presente. Anna, che te ne fai? Venga o non venga, per quanto il mio poter già l'ho deciso. Spiegati meglio, parla. Muoia colui sotto un bastone oppure ad un laccio appeso, muoia di lancia o di pugnal percosso, purché muoia alla fine. Io più non chiedo, quest'è il giudizio mio, questo il pensiero. Principe, al tuo parer che è saggio e giusto, m'uniformo anch'io. È tutto il regno.
E così pronti e così facili siete contro un sì grand'uomo la morte pronunziare. I mesi e gli anni nelle carceri a star tranquilli e cheti lasciano sì rei di tradimenti e di incesti, di omicidi, di furti e di simonie. E il grande autore d'opere sante e pie pria che passi un sol dì di prigionia per vostra invidiaria, crudelmente sarà di vita tolto. Temerario orgoglioso, appena cinto con quella veste, appena entrato in questo eterno chiostro, tanto poi, tanto ardisci. Signor, non ti irritar contro quel folle, che è scarso d'anni e più di senno ancora. Condanna invece il seduttore. In quelli solo puoi punire un tempo i suoi delitti e dei seguaci suoi. Sacerdote malvagio, a che mi sforzi romper l'alto silenzio e con parole disvelare il duol che nel mio sen nascondo. Vada pur Israele sossopra, il mondo tutto s'accenda di furor, di sdegno contro un uomo si degno. Non fia però giammai chi in alcun tempo a congiurarmi volga. Su via, su, che si tarda, si condanni, si tolga l'infelice di vita. Io so che in darno in sua difesa le mie voci spardo, ma so ancora che ingiusta è la vostra sentenza. A ognuno in faccia già lo dissi, or l'affermo. Ed ancorché da morte crudel rimanessi oppresso, morendo ancor ripeterò lo stesso: Gesù è innocente! Ed io pure con lui, fino all'ultimo sangue, confessarmi direte arditamente che condannate a morte il più grande, il più santo, il più innocente! E innocente sarà chi delle antiche e venerabili leggi dei padri nostri correttore si vanta? Chi, ardito e fiero, là nel tempio, al popol tutto, or di zelo menzognero, or di avarizia insana, accusarci tentò. Non furono giusti i rimproveri suoi? Ei dà esempio di pietà, di virtù, che serve? Dovria disprone altrui a ben servire Dio. Egli ha il costume pio da ditare a chi errò la via smarrita o di insegnare agli fanciulli ignari. E se nel cor noi ci scrutiamo, di santo non è alcuno fra noi che più conserva. Anzi, ministri dell'altare eletti, più non sia anche di nome e a solo fine di raccol presto di olocausti offerti. E benché ancor coperti di fallace umiltà, quell'uomo santo tutti scoperse i nostri grei difetti e se rivolse a noi suoi giusti accenti, fu sol perché ciascun s'ammendi e penti. E se ci chiama, perché mai noi stolti vorrei nel vizio rimaner sepolti? Ah, che io non posso più! Voi della clemenza mia troppo abusaste! Ora, dinanzi al mio sovrano aspetto, toglietevi tantosto! Ai sacri piedi vi intercludo ogni via, e qui da poi, arroganti, orgogliosi, se entrare ardiste in queste auguste porte, sotto un nembo di sasso andate a morte. Grazie al ciel se ne andaron. Amici, da Pilato per fuggir nuove risse penso che trarre il prigionier si veggia, onde informato dei misfatti suoi vendichi i torti miei, l'onore di voi. Che ne pensi, signor? Saggio è il consiglio,
eseguitelo. A questo anch'io mi appiglio. La gente che vedete arrivare qui, nella piazza grande di Gerusalemme, vuole chiedere a Pilato l'amnistia pasquale per un condannato. Ma sentite i tamburi? Nazareno e secondo vostre leggi giudicatelo voi, che non voglio essere parte alcuna d'un attentato sì nefando e rio. Ieri lo sai che tal poter non hanno, vorrai aver tu il potere, sei tu che il malfattore or tieni in mano. Ponzio, non aumentar gli sdegni e l'ire, colui se lo meritò. Giudei, udite, in questi lieti giorni si suol d'un malfattor farvi la grazia. Ecco Barabba, uomo sedizioso della vostra città, ladron malvagio. Ora, che si salvi il Nazaren volete o si salvi Barabba? Rispondete! Si salva il Nazareno! Il Nazareno non trovo reo di colpa alcuna! Quello sul passi, il titolo di re! Ma soffrirete voi che si condanni sopra ad un tronco il re, vostro signore? Noi non riconosciamo altro sovrano che il gran Tiberio, imperatore romano! Viva Tiberio! Se salvar colui pretendi, di Cesare, amico tu più non sei. Per gli dei sonni, io non voglio essere parte alcuna del sangue di costui. Mi si porti un vaso pieno di limpid'acqua, che per puro restar le mani mi lavo. Massimo, va. Scrivi la sentenza all'infelice, esponendo ciascuno dei falli suoi. No, no, Pilato, salva Gesù, è innocente! Costretto a condannarlo io fui. Salvalo, è innocente! A morte!
scritta che Gesù Nazareno condanna a morte. Ascoltatela pure a Cirio e Sutto, che non sono giunti ancora i dì del lutto. Ponzio Pilato, per Romano Impero, grande governatore della Giudea, condanna l'uomo che Nazaren viene detto sordo ad un tronco ad essere crocifisso. Or chi i delitti suoi saper volesse, egli era, a dir dei principi di Giuda, un sacrilego mago, un empio autore di false leggi e un empio e scaltro seduttore di popoli, alla sua ragion soggetti. Con mille altri misfatti e rei difetti, si gravi accuse il giudice hanno mosso a punirlo con questo supplizio strano, e perché dei giudei essere sovrano si vantava orgoglioso, vuol che quel delitto sopra la croce gli rimanga scritto. Onde ciascun la legga e vegga come finisce chi di re si usurpa il nome. Viva, viva Pilato, viva il governatore, che non ci nega mai grazie e favori. Sì, sì, purché gli muora, che ho pure il suo sangue sopra di noi e di nostri figli ancora. Accostatevi, amici, a quel fellone, che gli è ormai finito d'essere stregone. Ma eccola, attorniata dalle pie donne, la madre del Nazareno, Maria. Quanto dolore sul suo volto e sui volti di tutte loro. Qual da contrari venti, tempesta crudel, mare d'estato, tale è il mio cuor, d'acerba doglia immensa. Ah. In un cor mortale, dolor non regna, al mio dolore uguale. Vieni, Maria, l'ora fatale è già vicina, in cui quell'uomo malvagio e reo deve lui morire. Ma ti consoli il sapere che dopo morte ignominiosa e acerba, la gloria e i trionfi del cielo Dio gli riserva.
adesso anche Procula, moglie del governatore romano, è scesa in piazza. Vuol forse seguire anche lei il Nazareno sul Calvario? Fantastiche idee. Qualche altro sogno a raccontarti porti? Il debil sesso ad immagini tali sempre piena la mente. Il ciel volesse che fossero questi miei soli e semplici sogni. Iniquo, ingiusto, tiro, senza senno e senza cuore, e dir vorrei senza anima. A quale ragione appoggiasti l'indegna e orribile sentenza? O non dicesti prima e avanti a tutti che era Gesù innocente? E non scopristi nei principi l'invidia? E così presto cangiasti il volere. Oh, da quali moti sei mutato così? Da quali inganni? Lo conosci innocente e lo condanni. Procula, troppo sei invasa per costui. Pensar bisogna che egli è solo e che niuno prese le sue difese. Uno che muore poco danno può farmi e alcun non resta che vendichi l'ucciso. Ei, se vivea perch'io non condannava, il popol tutto, gli scrivi, i farisei, i sacerdoti, erano contro di me. Da senno oprai di condannar un solo per fuggir di nemici un sì gran suolo. Politica iniqua, ingiusta ed empia che oggi nel mondo regna. Innocente perché solo e non può difendersi da molti. Dequa impio esser condannato. Or dunque è posta nella ragion non già, ma nella forza la giustizia d'altrui. Se tal consorte il ciel mi die, l'aborro, lo detesto, lo fuggo. Allorché il vedo è sì cieco e scellerato. Altra or trova, iniquo qual tu sei. Ti getto in faccia gli ornamenti festosi che per farmi tua sposa un giorno mi donasti. Eccoli al suolo, l'indiche gemme e le pregiate vesti di prendi. Oh, crudele! Altra consorte or trova che sia simile a te. Ma sogno o son desto? Ma perché mai così piena d'affanno a me ti porti? Non sogni, iniquo, ma vegli a tuo rossor. Io son seguace di quell'uomo
amante a seguirlo ove vada. E a te intorno mai più non mi vedrai. Segui le donne simili a te nel male, gli uomini uguali a te. Del Nazareno, o vivo o morto, io sarò sempre a lato. Intendesti? Pensaci. Addio, Pilato. E se Procula detto avesse il vero? Oh no, no, dell'esaltata e leggera sua mente è sol pensiero. Se cotanta pietà ti muove in petto, aiutalo tu, villan, quel bel soggetto. Chi sia che chiude il petto un cuor sicuro, che un sospiro almeno non doni al Nazareno. Ah, se miglior non posso, questo sollievo almeno voglio prestarmi. Io volo a asciugarmi quel sangue che gli scorre sul viso. Thank you.
sono solo il narratore. Eppure sento che devo seguire anch'io il corteo sul Calvario. Perdonate se interrompo qui il mio racconto, ma devo andare, voglio andare. Patria diletta mia, dalle tue porte, ah, come uscir tu lasi il tuo Signore. Credimi, è quello, me lo dice il cuore. Ma ove son? Con chi parlo afflitto e solo? Altro non odo intorno che i miei sospiri e il buono. Giorno acerbo e ricco,
o sacerdoti o farisei malvagi. Signor, io ti riprego quanto so e posso, il mio morire affretta. Non far ch'io resti alla fatal vendetta, ormai bene non spero più, né più conforto. Tua madre, il cuore. Madre, templa l'affanno e il tuo cuor consola. Egli ci disse pur prima di morire: madre, quell'altro figlio abbi Giovanni. E tu, Giovanni, la madre accetta che ad essere tuo figlio da te s'aspetta. Ma voi, crudeli, ingrati, perché mai del mio figlio
e ste si orrendo strazio. Egli fu pure quello che a te diede la vista, a te l'udito e a te l'orgino temerario ed ardito. Già moribondo non rende la vita, perché gli desti la mortal ferita? Maria, raffrena in tuoi. All'ingiusto Pilato del figlio tuo del sangue e corpo ho chiesto, ed onorata e chiara gli darem sepoltura. Ah no, pria che soterra vada quel corpo immacolato e santo. Del mio duol, del mio pianto, lasciate anime pie che io gli offra in dono. Poi contento morrò, che pago io sono. Ah, signor mio, che morto pur mi guardi pietoso. Lo sai ben, se geloso io fui dell'onor tuo, e quali e quante voci sparsi e querele, onde all'indegna morte infame e crudel fossi ridotto. Ma ahimè, che indarno il volto di sudor e di lacrime bagnai, che il popolo cieco e stolto, avido del tuo sangue, sol s'acquetò quando ti vide esangue, onde ai tuoi santi piedi, in veste nera, umil, contrito io vengo. E benché peccator, malvagio, indegno, io pur oso pregarti, non già che salvi d'Israele il regno che meritò il tuo sdegno, ma salvi ognun che dal suo error pentito a te ricorra, e in ton dolente e pio ti riconosca per suo vero Dio, sceso dal cielo sotto umane spoglie, per darci vita con tua acerba morte. Gesù è risorto! Sì, guardate! Il sepolcro è vuoto! Sì!
Gioisci, amico! Gesù è risorto! Risorto! Sì, egli ha mantenuto la promessa, non ci ha abbandonati. Vieni, andiamo a raccontarlo a chi ancora non lo sa e a rammentarlo a chi forse l'ha dimenticato. E voi, non opponete resistenza, aprite i vostri cuori, lasciatevi affascinare dal Cristo e sarete anche voi protagonisti della storia di redenzione che egli ci ha donato. Caifa, Francisco.
Giusta. La moglie Procula Vita. Maria, madre di Gesù, Luisa. Io non sono così vecchio del 1800, ma sono di Mario.
Vogliono ad Agnese, che starà qui davanti. Grazie e ancora auguri.